Buonasera dall'Appentimele di Reggio Calabria, dove sta per iniziare gara 3 degli ottavi di finale dei playoff del campionato di basket di Serie 1 99-2000. Vede in campo Viola Reggio Calabria, Rooster Varese, agli ordini degli arbitri Taurino e Gian Sampi. Il primo pallone alzato ed è subito della Viola, palla in mano a Montecchia, in campo con Ginobili, Ailo, Shorter e Thompson, che va a lottare a rimbalzo d'attacco, ma la palla è conquistata dai Lombardi, che manovrano con Davolio in campo nello starting five al posto di Gianmarco Pozzecco. Poi c'è, vedete, in campo Vescovi, Chisurin, Santiago e Meneghin. Il primo canestro è varesino, dopo 30 secondi di gioco, 0-2 per la formazione ospite, che ha perso abbastanza nettamente nella gara di andata qui alla Pentimele e poi si è rifatta in casa in maniera, a dire il vero, molto sofferta. Ma l'importante in queste partite è vincere, non importa come. Da tre punti prova Ginobili, sbaglia il rimbalzo lungo di Meneghin, Meneghin viene dentro, sbaglia completamente però da sotto un canestro che sembrava fatto, poi c'è un errore gravissimo di Brian Shorter. Errore gravissimo di Brian Shorter e la palla restituita a Varese. Meneghin si alza da centro area e realizza 0-4. E riparte la Viola. Accanto a me c'è, come al solito, Domenico Comandè, il quale nel corso della partita mi aiuterà per quanto riguarda bene le statistiche. Ancora una palla persa dalla Viola in maniera più che banale. 0-6. Prima un errore di Shorter, poi uno di Ailo. Due palle perse davvero da... E ancora un'altra palla gettata letteralmente al vento dalla Viola. Iailo. E subito Binotto sulla panchina dei cambi. Un gran regalo ai Rooster Varese. Chisurin trova lo spazio, va a realizzare, si parte 0-8. Inizio terribile per la Viola, che non ha neanche avuto il tempo di giocare, ha buttato via due palloni. Adesso Ginobili dice: qui devo assolutamente darmi da fare io, primi due punti per la Viola. Manu Ginobili, parte contro Ginobili, che si ferma per evitare il fallo. Davolio può piazzare il tiro da tre, lo sbaglia, al rimbalzo un arpione la mano di Thompson. Da tre punti prova Ginobili, palla sul ferro, non c'è nessuno a rimbalzo. Gebbia si arrabbia, era un tiro da non fare, non c'erano i rimbalzisti piazzati. Manu voleva dare un colpo anche psicologico a Varese, che adesso attacca. Vescovi, la palla dentro per Santiago, che va con il sottomano a realizzare. 2 Viola, 10 Varese. Montecchia, Ginobili, eccolo Ginobili, la palla per Thompson, un muro su Thompson, poi salva la palla Iailo. Montecchia può provare la bomba, la palla è sul ferro, c'è lotta al rimbalzo, ancora Montecchia, Ginobili, e c'è il fallo di Meneghin. C'è il fallo di Meneghin, esce Iailo, entra Binotto. Due brutti errori di Iailo, che poi si è rifatto recuperando un pallone sotto il tabellone avversario. Viola in difficoltà in questa fase iniziale della partita per le palle perse. Shorter
commette infrazione di passi di partenza. Gebbia chiama il time out, il primo della partita. C'è ancora molto poco da dire per quanto riguarda i tabellini, solo Meneghin 4 punti fino a questo momento, poi 2 per Kisurin, 2 da Volio, 2 Santiago, 2 da parte Regina per Ginobili. La Viola in 4 minuti e 15 secondi ha realizzato soltanto 2 punti. Gebbia certamente dirà come prima cosa i suoi di rimanere calmi, tranquilli, di giocare senza forzature perché la partita è appena iniziata. 8 punti regalano un minimo di vantaggio psicologico a Varese. Va dentro il quintetto nero-arancio con 3 piccoli. Dall'altra parte tornano in campo Santiago, Meneghin, Davolio, Kisurin e Vescovi, gli uomini che hanno aperto la gara. La rimessa dal fondo per Varese. Vescovi, la Viola allunga la marcatura sui portatori di palla. Ginobili è andato a prendere Vescovi. Santiago, Davolio contro Montecchia, parte Davolio, arresto, tiro, errore e poi la palla conquistata dagli ospiti che subiscono il fallo. A bordo campo Pozzecco ad applaudire i suoi compagni di squadra. Santiago in lunetta, ci sono 2 tiri liberi a sua disposizione. Portoricano piazza il primo, 2-11. Secondo tiro libero, 2-12. Siamo a 15-21. Shorter, ed è Binotto, la palla dentro per Thompson e c'è infrazione dei passi del pivot nero-arancio. Ancora un pallone perso dalla Viola, ne abbiamo contati 4, forse 5 in questo avvio di gara. Montecchia ruba palla a Davolio e vola via a schiacciare, addirittura il piccolo Montecchia va a schiacciare, 4-12, momento importantissimo. Ed è il replay, e ancora una palla recuperata e vola Ginobili a schiacciare. Grandi azioni del duo italo argentino, 6-12. La Viola accorcia le distanze. Vedete Meneghin, la palla adesso in mano a Davolio. Pentimele una bolgia, Davolio cerca spazio, non lo trova, poi dalla grande prova ma sbaglia Kisurin, c'è lotta al rimbalzo e riesce Santiago a prevalere. Tapin, canestro e sono 6 punti, 6-14. Una fiammata Viola. Shorter, finta, tira forzando un po' la palla sul ferro e poi conquistata. Intanto Gebbia chiama Iailo. Gli raccomanda difesa, lo manderà a marcare Kisurin probabilmente. È probabile che esca proprio Shorter. Parte Vescovi, appoggia e poi il canestro beve questa palla. 6-16, ripristinati i 10 punti di vantaggio dai Lombardi, che cercano in ogni modo di approfittare della situazione favorevole che si è creata. Binotto, la palla dentro, Montecchia scarica dentro, Thompson lo aggrediscono, c'è il fallo, una vera gabbia attorno a Kevin Thompson, il fallo commesso da Vescovi. In lunetta è andato Thompson, pronto ad effettuare i tiri liberi. Intanto avete visto è entrato Iailo per Shorter, protagonista assolutamente negativo questo inizio di gara.
dentro il primo tiro libero di Kevin Thompson, 7-16, 8-16, la Viola deve stringere le maglie difensive, ha permesso troppo a rimbalzo d'attacco agli avversari. Meneghin che se la vede con Montecchia, e Meneghin che porta palla, cambiato marcature la difesa regina, e Vescovi commette infrazione di passi di partenza per liberarsi di Ginobili. Time out, questa volta è Valerio Bianchini a chiederlo, ed è il momento dei tabellini. Domenico Comandante. Sì, grazie Giuse, buonasera a tutti i telespettatori. Allora vi do i punti realizzati fino a questo momento dai giocatori delle due squadre, iniziando da quella che è in vantaggio, vale a dire la Rooster di Varese, dove il miglior realizzatore è Santiago con 6 punti, 4 punti per Andrea Meneghin e 2 punti ciascuno per Davolio, Chisulin e Vescu. Passiamo adesso alla Viola di Reggio Calabria, dove abbiamo Ginobili con 4 punti, 2 punti ciascuno per Montecchi e Thompson, e ridò la linea a Giuse Barrile. Grazie, la riprendo con fermando prima di tutto la situazione 16-8 in questo momento per il Rooster Varese alla Pentimeli di Reggio Calabria contro la Viola. Abbiamo i regini che tornano in campo, Bianchini non manda ancora dentro i suoi, gli arbitri li chiamano, la rimessa è nero-arancio, la Viola da meno 8 con la possibilità di riavvicinarsi. Pallone riconquistato grazie alla infrazione di passi commessa da Vescovi, e viene avanti Montecchia che si è permesso anche il lusso di andare ad effettuare una schiacciata. Binotto, Thompson, esce Ginobili, adesso Binotto, subito la bomba, la palla sul ferro, il rimbalzo in attacco di Iailo, Binotto ci riprova da tre, ancora ferro, e questa volta il rimbalzo è di Chisulin. Due tiri sbagliati da Franco Binotto, ma devo dire che i tiri c'erano, se li poteva prendere tutti e due. Meneghin, Meneghin contro Ginobili, ma dentro Meneghin, arresto, tiro, errore, rimbalzo di Iailo, e sono già due rimbalzi di Iailo, appena entrato al posto di Shorter. Montecchia velocizza, sbaglia, poi tenta il tapin Thompson, alla fine la rimessa è nero-arancio. Thompson presente a rimbalzo d'attacco, ma non gli è riuscito di correggere a canestro. Sempre Viola a meno 8, Thompson per Binotto a prendere la palla Montecchia, Ginobili. Ginobili trova lo spazio, poi la palla persa da Thompson che non riesce a controllare. Ancora un errore dei regini in attacco, ma Pozzecco sulla panchina dei cambi, pronto ad entrare in campo. Vescovi, la vede con Binotto. C'è una serie di cambi difensivi dei regini sugli uomini, su Meneghin c'è Ginobili. Appoggia il tabellone, realizza Santiago, 8-18. 11-18 da giocare. Viola sotto di 10, Montecchia. Binotto, Iailo, c'è Chisulin su Iailo, adesso Davolio su Montecchia. Partita intensa nei ritmi, la palla controllata da Montecchia che viene raddoppiato, salva su Ginobili, c'è il fallo, fallo di Chisulin, ed è il primo fallo per Chisulin. Mentre esce Davolio entra Pozzecco. ...18-8 per Varese. Montecchia, siamo al grande duello, quello con Gianmarco Pozzecco. Ginobili che parte, va dentro, appoggia, realizza, 10-18 di forza, 10 primi e 34 secondi. Con le penetrazioni cercano anche di caricare dei fagli gli avversari, i regini. Su Meneghin adesso c'è Binotto, si apposta Vescovi sull'angolo,
cerca lo spazio e Pozzecco è sotto il canestro, tutto solo a ricevere un pallone che trasforma. Pontecchia non se ne è avveduto. Siamo ad un quarto di gara, 10 Viola, 20 Rooster Varese. Pinotto, la palla nelle mani di Kevin Thompson, scarica bene per Montecchia e la bomba precisissima di Ale, 13-20. Pozzecco, Gebbia chiama Marc Mbaya, tanto è Vesco in possesso di palla. Meneghin, 8 secondi, deve andare al tiro Varese e Pozzecco cerca lo spazio, stoppato, e poi Montecchia in velocità, lo chiude Meneghin. La palla per Iailo che realizza, la Viola si avvicina, 15 Viola, 20 Varese. Pozzecco palleggia, la Viola ha chiuso bene in difesa da alcuni minuti e per Varese sono problemi. Palla Meneghin che cerca Santiago, Santiago stoppato e poi ancora Viola al contrattacco, viene Ginobili, si gira, la realizza, ma il gioco era stato fermato in verità prima. Inutile prodezza di Manu, vedete Pozzecco, ancora Vescovi, Chisulin, interviene Ginobili, ma la rimessa viene assegnata a Varese, la rimessa dal fondo con 16 secondi per completare l'azione per i Rooster che si trovano in difficoltà in questa fase. Pozzecco, gli creano spazio per l'uno contro uno e poi 6 secondi, 5, 4, deve provare da 10 metri Meneghin che sbaglia il rimbalzo alla Viola, un pallone facile per i Reggini con Varese che non riesce più a costruire bene le sue azioni da canestro da qualche minuto. Thompson, Montecchia e adesso Binotto, Ginobili, la palla dentro per Kevin Thompson che subisce il fallo, in effetti Santiago cerca di contrastare molto fisicamente Thompson che adesso esce per Mbaya. Da Ginobili per Mbaya, esce Montecchia. Gebbia sta facendo ruotare i suoi uomini per averli freschi poi nel proseguo della gara. Iailo, Mbaya, Ginobili. Parte Ginobili sul blocco, la finta, il canestro di Manu, eccezionale. 8 punti per lui, mi segnala Domenico Mandè, 17-20. Meneghin e Mbaya commette fallo prima che iniziasse l'azione di tiro. C'è rimessa per Varese, c'è time out voluto da Bianchini perché Varese continua ad avere problemi di lucidità. Domenico Comandè. Sì, grazie Giuse. Allora, sempre per quanto riguarda Varese, abbiamo Santiago, miglior realizzatore, con 8 punti, 4 punti per Andrea Meneghin, 2 punti ciascuno per Chisulin, Vescovi, Pozzecco e Davolio. Per quanto riguarda invece la Viola, abbiamo con 8 punti Manuel Ginobili, 5 punti per Montecchia e 2 punti ciascuno per Iailo e Thompson. Ridò la linea a Giuseppe Arrile. Grazie, intanto vedete il bel replay del canestro precedente di Manu Ginobili. La palla girata un po' sul ferro, poi è terminata dentro. Valerio Bianchini che istruisce i suoi, spiega cosa dovranno fare per risolvere il problema, un problema che è ormai evidente. Erano a quota 16 dopo
6 minuti e 40 secondi. Sono trascorsi altri 6 minuti, hanno segnato soltanto 4 punti. Pariola nel frattempo ne ha messi a segno 11, riequilibrando la gara. Pozzecco. Parte Pozzecco e poi Montecchia recupera il pallone. Binotto va dentro a schiacciare anche lui. 19 a 20. 6 primi e 40 secondi alla fine del primo tempo e Montecchia al suo secondo pallone recuperato. Ha lanciato questa volta Binotto. Meneghin ci ha provato per sicurezza, ma c'era già il fallo, secondo fallo di Binotto. Imbaia, scusate, secondo fallo di Imbaia per la Viola, 3 falli in tutto, 4 invece per Varese. Vescovi, Meneghin, vedete Vescovi, la palla dentro per Chisulin, c'è lotta, Imbaia termina a terra, fuori con la palla, la rimessa per i Lombardi dal fondo. Bisogna anche asciugare il parquet, c'è abbastanza caldo anche perché c'è parecchia gente qui alla Pentimele, molti stanno ancora arrivando, sono 6.000 spettatori, questa è una valutazione mia ovviamente, poi avremo i dati ufficiali. Meneghin, 2 secondi, 1 e tira, sbaglia Meneghin, ma riesce Santiago ad arrivare per primo sulla palla. La Viola comunque sta difendendo bene, dopo l'inizio sta difendendo bene. Varese è sempre in ansia quando deve andare al tiro, Meneghin si affida un po' anche al mestiere. E c'è un fallo fischiato da a Binotto su Chisulin, se non vado errato, il primo fallo per Franco Binotto, 20 a 19 il